Un minuto con Padre Pio dal piazzale del convento di Santa Maria delle Grazie. Abbiamo recuperato dai nostri archivi un numero speciale dedicato all'esumazione del corpo di San Pio da Pietrelcina del maggio del 2008, che ci dà quella che era l'immagine, la prima immagine che 15 anni fa i fedeli di tutto il mondo poterono contemplare dal 24 aprile 2008, ma la data di oggi è una data storica, quella del 2 marzo del 2008, perché dopo l'ultima volta che tutti i fedeli poterono guardare per l'ultima volta Padre Pio, questo accadde il 26 settembre del 1968, ecco, da quel giorno hanno dovuto aspettare tanti anni per poter nuovamente vedere San Pio, tornare, ecco, almeno fisicamente tra i suoi fedeli. E questa è l'immagine, la prima immagine che la voce di Padre Pio andò a distribuire con la sua rivista, e all'interno un numero speciale che racconta tutto quello che accadde, e quella notte, lo farà anche nei diversi mesi precedenti, ma in modo particolare racconta anche le grandi emozioni di coloro che sono stati accanto alla preziosa reliquia del corpo di Padre Pio, e raccontano quei giorni, quei mesi, quelle settimane significative proprio nell'andare ad effettuare questa ricognizione canonica. Noi oggi siamo qui perché la notte tra l'1 e il 2 marzo, perché la solenne celebrazione, la solenne liturgia presieduta da Monsignor Domenico D'Ambrosio cominciò verso le 22 e terminò verso l'1, e qui arrivò una fiaccolata del popolo di San Giovanni Rotondo e attese il termine di questa solenne cerimonia. Erano in 200 coloro che poterono assistere alla liturgia nella cripta di Santa Maria delle Grazie, dove era collocato il corpo di Padre Pio ormai da 40 anni. E oggi, per ricordare questo evento storico, ormai sono passati già 15 anni e Padre Pio continua a accogliere i suoi figli spirituali, continua ad accogliere i tanti devoti sparsi nel mondo, continua a, attraverso il suo volto misericordioso, a riportare sulla retta via tanti che giungono da ogni parte del mondo per chiedere proprio a lui una grande intercessione, come faceva lui quando era qui in vita e riportava sulla retta via verso la conversione tanti. Continua a farlo ancora oggi, e questo è testimoniato anche dalle vostre email, dalle vostre lettere. Quanti pellegrinaggi qui a San Giovanni Rotondo, forse qualcuno viene per curiosità o per altro, ma torna a casa ripieno dell'amore di Dio, convertito.